Salve amici ludici e bentornati a questo nuovo disinscatolamento di Giochi sul nostro tavolo. Quest'oggi apriremo Michael, che oltre ad essere il regalo che mi sono fatto sotto l'albero, è il titolo che ha avuto maggiori preferenze in uno degli ultimi raccolte assegna del nostro blog. Sempre in compagnia di Forbici, andremo ad aprire questo titolo anche edito dal Dark Calamaro, che altro non è che una costola, o meglio, un tentacolo della Man Calamaro, che comincia con questo titolo la sua avventura in titoli un po' più dark, più scuri. Vediamo quali carte, perché questo è un gioco di carte, troviamo all'interno. Questo è un puzzle game che prende spunto da un caso realmente esistito di disturbo associativo, con una persona che aveva ben 24 differenti personalità. Caso che credo che abbia ispirato anche un film che si chiama Split, che vi invito a vedere, di Shyamalan, che praticamente fa parte di una trilogia cominciata con Unbreakable, con Bruce Willis e Samuel L. Jackson, proseguita appunto con Split, che parla di questo criminale con queste innumerevoli personalità, e termina poi con un film che è uscito, credo, l'anno scorso, che è Glass. Comunque vi invito a vederli tutti e tre perché sono davvero molto belli. Ecco qua il regolamento con ovviamente l'elenco delle componenti di gioco, la panoramica di gioco, l'anatomia delle carte che hanno delle illustrazioni davvero davvero molto belle. Almeno qua siamo gusti personali. Queste sono le carte psichiatra, perché noi impersoneremo uno dei quattro studenti di psichiatria che devono dirimere il caso Michael. Sono fronte retro, quindi se si giochi come uomo o come donna è indifferente. Questo è lo schema, penso, per mettere le carte sul tabellone, flusso di gioco, reazioni. Sembra molto dettagliato e con molti esempi. Fine del turno. Ah, c'è anche un piccolo prologo che rende comunque ancora più ambientato questo titolo, che non so, detto che è da 1 a 4 giocatori. Si vede un po' scuro, ecco qua. 14 anni di età e da 60 a 75 minuti, e si può giocare anche in solitario. Allora, ecco qua i segnalini che saranno i marcatori, credo, sì, perché ci sono delle carte da contrassegnare. Ci sono questi due mipolini, uno rosso, uno nero, e questi marcatori, due viola e uno bianco. Mettiamo da parte. Bustine che fanno sempre comodo. Queste sono le carte grandi. Qua vanno usati i marcatori per tenere traccia delle sessioni e penso dei turni o delle ore di gioco. Facile da aprire. Io conservo anche questi, sappiatelo. Sempre che le carte ci rivadano dentro. Questi sono i personaggi che andremo a interpretare. Disegni davvero bellissimi. Queste sono carte che serviranno durante il gioco, che non giro per evitare spoiler a voi e a me stesso. Questo lo faccio velocemente.
molto velocemente. Illustrazioni, sarò ripetitivo, ma a me piacciono tantissimo, sono bellissime. Questa sarà la carta Michael. Poi abbiamo altre bustine, due mazzi di carte che penso che siano quelle utili a risolvere le 24 personalità, perché bisogna risolverle, mi sembra di aver letto, cercando degli oggetti, o sì, soddisfando. Allora, questo non ci riesco, va bene, proviamo con questo. Neanche con questo ci riesco. Allora chiediamo aiuto a forbici. Un attimo solo. Forse ce la faccio, eh? Forse ce la faccio. Ho trovato uno spiraglio. Ho trovato uno spiraglio. Eccolo qua. Ah, ecco qua. Velocemente. Questi penso che siano i nomi o delle persone che interagiranno con Michael o degli stessi psichiatri, non lo so. Con dietro. Sì, Sara è la sorella, ok. Qui saranno personaggi che interagiscono con il nostro Michael. E l'ultimo mazzo, che penso che questo sia degli oggetti. Ce la farò, sì. Sempre con l'aiuto di forbici. Faccio almeno vedere questa se non dovessi riuscire ad aprire l'intero mazzo, ma ce la faremo, che noi siamo ostinati, siamo disiscatolatori ostinati, ci conoscete? Ecco qua. Questi sono sicuramente gli oggetti che servono per risolvere. Faccio vedere velocemente. E queste sono altre carte. Un po' scuro, ma fa parte dell'ambientazione. Questa è la scatola, di piccole dimensioni e penso pure abbastanza comoda da trasportare. E questo era il disiscatolamento di Michael. E ci vediamo alla prossima. Ciao!